Sono nate nell'ultimo paio d'anni parecchie iniziative e organizzazioni nell'ambito security, quelle organizzate da Deloitte, da IPSA, quelle internazionali e l'ultima neonata, la Women for Security della Community Astrea. Valori D è stata una delle prime e aveva proprio il compito di promuovere quello che viene chiamato l'equilibrio di genere. La sua presidente in una recente intervista appunto ha detto che le aziende devono fare molto, ma soprattutto anche la politica deve essere incentivante verso queste imprese virtuose. Lo spirito e l'obiettivo con cui sono nate sono proprio quelli di portare all'interno di un mondo prettamente maschile, che è il mondo della cyber security, anche la presenza femminile, esattamente come le quote rosa della comunità europea, che devono entrare in vigore entro la fine di quest'anno. Le donne possono dare molto nell'ambito della cyber security e ci sono anche i numeri che lo sostengono. Più del 50% dei laureati è una donna. Le donne si laureano mediamente con un voto più alto rispetto agli uomini e si laureano prima. L'età media in cui si laurea una donna sono 25 anni, gli uomini dopo il 26. E più del 37% dei laureati nelle discipline STEM è una donna. Oggi le donne sono mogli, madri, lavorano e quindi coordinare questi tre momenti di vita non è sempre facile. È stato un percorso lungo e faticoso. Quando ho iniziato io i tempi erano diversi e le condizioni erano diverse. Ora siamo arrivati ad un momento migliore, però abbiamo ancora ampi spazi per poter migliorare. Le caratteristiche femminili che distinguono appunto le donne nell'ambito del lavoro e in particolare nell'ambito della cyber security si possono raggruppare in quattro punti importanti, che sono la capacità di lavorare per obiettivi, la capacità di lavorare su più fronti, il saper fare squadra all'interno della propria organizzazione e cercare sempre di trovare la soluzione per il problema contingente. I ruoli sono abbastanza differenti, si va da posizioni tecniche a posizioni commerciali e di marketing fino a posizioni manageriali. In ambito internazionale troviamo sempre più donne che ricoprono dei ruoli molto importanti come vice president. In Italia normalmente alle donne vengono affidati i progetti di cyber security con il ruolo di project leader. E nell'ambito di quelle che sono le posizioni apicali della cyber security, cioè il CISO, non ricordo di trovare delle donne che ricoprono queste posizioni. In cyber partner, ad esempio, il ruolo delle donne è abbastanza importante. Io sono il CCO, una collega è il CTO e un'altra collega è invece l'office manager, quindi le donne che ci sono ricoprono comunque dei ruoli significativi. Non vedo nessuna limitazione, possiamo dare il nostro contributo in tutti gli ambiti, siano essi tecnici, commerciali e manageriali. Ci sono delle realtà all'estero con cui collaboriamo dove a capo di strutture molto tecnologiche particolari, quali ad esempio Red Team, ci sono delle donne e nessuno si meraviglia di questo. In Italia la situazione è molto differente, è proprio per questo che dobbiamo promuovere e sostenere queste iniziative per portare le donne nell'ambito della cyber security in posizione apicale.